Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. La cronaca in apertura: avevano messo a segno un furto ai danni di un negozio di Stresa sul Lago Maggiore e poi erano scappati per tornare a casa nel Milanese. Protagonisti due uomini, un 66enne e un 54enne, residenti appunto nella provincia meneghina. A scoprirli sono stati i carabinieri visionando le immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere della zona. Il fatto era avvenuto in piena notte. I due poi erano scappati chiedendo informazioni ad alcuni passanti perché non riuscivano a ritrovare la stazione. Dalle immagini di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire all'identità dei due e ad arrestarli. Rimaniamo nel VCO perché un uomo è entrato in casa della ex, ha tentato di aggredirla in piena notte ma è stato arrestato dalla polizia. È successo a Verbania, protagonista un 45enne. A chiamare gli agenti è stata una donna di 39 anni, la ex dell'uomo che si era introdotto nell'appartamento e la stava appunto aggredendo. Fermato, il 45enne è stato identificato, gli agenti hanno anche scoperto che a suo carico era stata emessa una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna proprio per tutelare la donna. Per questo motivo per l'uomo sono scattate le manette. Ed ora voltiamo pagina a Novara per parlare delle novità dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il 29 ottobre c'è stato il convegno di AISM dal titolo Il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale dedicato alle persone con sclerosi multipla. Alle ore 10 ci sono stati i saluti iniziali e l'introduzione da parte del presidente provinciale di AISM Novara, la dottoressa Elena Marafante, che ha spiegato il titolo del convegno preso dalla Carta dei diritti e dall'Agenda SM 2025. Ci sono stati poi i saluti da parte dell'assessore ai servizi sociali. Alle ore 10:30 ha parlato la dottoressa Paola Naldi e la dottoressa Domizia Vecchio, neurologhe del centro SM dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, con la terapia personalizzata e l'efficacia e i bisogni delle persone con SM. Alle ore 11 la dottoressa Paola Morlino, fisiatra di medicina fisica e riabilitativa dell'Ospedale Maggiore della Carità, ha parlato della presa in carico e la riabilitazione per le persone con sclerosi multipla. Alle ore 11:30 la dottoressa Paola Scardigli, fisiatra di medicina fisica e riabilitativa dell'Ospedale Maggiore della Carità, ha parlato della riabilitazione delle disfunzioni urinarie e fecali nella sclerosi multipla. Alle ore 12 la dottoressa Crepaldi Silvia, terapista occupazionale di medicina fisica e riabilitativa dell'Ospedale Maggiore della Carità, ha parlato della terapia occupazionale per la persona con sclerosi multipla. Ci sono state poi delle domande, una pausa e alle ore 14 abbiamo ripreso con la dottoressa Elisa Franzon e la dottoressa Elena Ramponi, logopediste della medicina fisica e riabilitativa dell'Ospedale Maggiore della Carità, con i disturbi della comunicazione e della deglutizione. Quindi conoscere per saper fare. Alle ore 14:30 la dottoressa Stefania Di Leva, psicologa della sezione di AISM Novara, ha parlato dello psicologo di sezione, il ruolo e i compiti professionali nel supporto alle persone con SM e ai caregiver. Alle ore 15 la dottoressa Maria Grazia Bresic dell'ASL di Novara e la dottoressa Marina Mainelli del comune di Novara hanno presentato lo spazio Fragilità, lo spazio di ascolto, orientamento e informazione per le persone con disabilità. Sono seguite poi delle domande e alle ore 16 si è concluso il convegno, nella speranza che sia stato gradito e di poter fare un prossimo convegno al più presto. Grazie a tutti a coloro che hanno partecipato e ai relatori. Ed ora sempre a Novara, ma con altre novità, quelle del rifugio EMPA che si occupa dei nostri amici a quattro zampe. Sono qui pronta a farvi conoscere Fendi e Simba. Queste sono delle foto che rendono
Davvero bellissimo il calendario di cui abbiamo parlato prima. È l'occasione anche per regalare questo come gadget, così come altri tazze o magliette che avete anche lì in canile, e ci sono tante occasioni anche in vista delle festività di donare dei prodotti e così contribuire ovviamente e sostenere le spese che vi abbiamo raccontato. Allora, che storie raccontiamo? Sì. Parti allora, da quella? Nel nostro calendario ci sono appunto le foto dei nostri animali che cercano casa. Abbiamo Simba. Teniamo sì, qua, ti aiuto okay. Io. Ok, va bene. Simba, che è una nostra cagnolona che è arrivata al rifugio l'anno scorso da una sorta di maltrattamento e quindi adesso cerca casa. Una cagnolina di taglia media, assolutamente ben equilibrata, ben socializzata, che abbiamo portato anche in varie attività che abbiamo fatto in centro e si sa relazionare assolutamente in ogni realtà. È un aiuto anche questo per sostenere delle adozioni anche a distanza. Assolutamente sì, attraverso appunto l'adozione a distanza è un metodo appunto molto utile per chi non può tenere un o animale diventare a casa, comunque diventare soci e aiutarci. Esatto. E poi... guardate che fotomodelli che abbiamo qui. Assolutamente, grazie al nostro fotografo Andrea, alla nostra grafica Eliana, che nonché educatrice Cinofila, che hanno immortalato... Ognuno può aiutare. Esatto, come può, assolutamente. Ecco. E grazie ai proventi del calendario possiamo garantire tutte le cure ai cani e gatti che sono completamente a carico della sezione. Quindi abbiamo il formato sia da tavolo che da parete per le esigenze veramente di tutti, quindi con un'offerta di 5 euro sia per un formato che per l'altro potete prendere la copia. E anche loro, oltre ai gadget, sono senza tempo, per cui basta poco. E per i prodotti sì. Che ovviamente la grafica è diffusa sulle pagine social, troverete per tutti i gusti, vegani compresi. Assolutamente sì, i nostri panettoni natalizi sono veramente per tutti i palati e per tutte le esigenze. Abbiamo appunto prodotti per vegani, sia il vegano classico che il vegano al cioccolato. Poi per chi non è vegano ci sono pandori, panettoni con cioccolate e pere, cioccolato, albicocche e pere, senza canditi, veramente per tutti i gusti. Esatto. Quindi potete prenotarli fino al 21 di novembre attraverso un messaggio WhatsApp al numero 338 30 16 137 oppure via mail a novara@empa.org. Andiamo a Vercelli, dove la città si prepara al voto. In primavera si andrà alle urne ed è già Totò sindaco. A Vercelli nella prossima primavera si dovrà eleggere il nuovo sindaco e finora un solo candidato è uscito allo scoperto. Si tratta di Carlo Olmo, che anche ai nostri microfoni ha illustrato il suo progetto per la Vercelli che vorrebbe realizzare. In questi giorni intanto si sta facendo strada l'ipotesi di un candidato blasonato per il PD. Sarebbe Gabriele Bagnasco, già sindaco della città in due mandati, dal 95 al 99 e dal 99 al 2004. Bagnasco, medico in pensione, non conferma l'ipotesi, ma i bene informati dicono che dal centro-sinistra emergerebbero segnali inequivocabili, anche corroborati dal fatto che il dottore sia stato l'unico in grado di battere una forte coalizione di centrodestra. Ecco, il centrodestra è comunque il più ben posizionato al momento, forte di sondaggi che danno il favore degli elettori assolutamente saldo. E dunque, visto che squadra che vince non si cambia, l'onorevole Pozzolo continua a sostenere che la coalizione di centrodestra ripresenterà Andrea Corsaro, che correrebbe dunque per il quarto mandato. L'obiezione sorge però spontanea: ma la coalizione di centrodestra è ancora una coalizione? I vari rimaneggiamenti registrati sui banchi del Consiglio farebbero infatti sorgere qualche dubbio. Ed ora parliamo degli importanti progetti che legano gli istituti Omar e Fermi a Lega Ambiente. Oggi in Ecomondo al nostro stand, ieri al Ministero dell'Istruzione e del Merito,
per un importante appuntamento. Sono stati premiate alcune scuole con una targa di riconoscimento importante. Su 5 scuole, 2 sono un'eccellenza tutta novarese, l'OMAR e il liceo scientifico di Arona. Grazie a 2 aziende, tutte italiane, leader del settore, buone pratiche nel mondo della ricerca, dell'innovazione, sono stati forniti agli alunni gli strumenti per poter fare una vera e propria ricerca scientifica. Si tratta di fotobioreattori che permettono la produzione di microalghe, di tante microalghe, volendo, partiranno con una sperimentazione sulla spirulina e noi abbiamo, come dire, contribuito, collaborando con queste scuole da tanto e collaborando con l'innovazione scientifica, in partnership appunto anche con queste aziende, a fare in modo che questo fosse possibile. È stato molto molto interessante perché il Ministero ha messo a disposizione la sala Aldo Moro e c'è stata anche la presentazione delle buone pratiche delle aziende e sono stati anche in collegamento l'ingegner Francesco Ticozzi, dirigente dell'OMAR, e il professor Emanuele Di Vito. In presenza c'erano le altre scuole, c'era il dirigente del liceo di Fermi di Arona, il dottor professor Giuseppe Amato. È stato davvero emozionante perché parte un percorso scientifico, noi che siamo quelli della Citizen Science, che guidato da chi la scienza la fa e la esercita quotidianamente, può cominciare a mettere così in cantiere davvero la produzione di una futura generazione di innovatori scientifici in un mondo che deve essere, anche da quel punto di vista ed esclusivamente, davvero attento alla circolarità e attento alla sostenibilità. Veramente con grande soddisfazione e anche con orgoglio che ho ricevuto a nome naturalmente dell'Istituto Fermi questo importante riconoscimento per lo sviluppo della didattica innovativa al servizio degli studenti e della comunità. L'attestato mi è stato consegnato presso la sala Aldo Moro del Ministero dell'Istruzione e del Merito per lo sviluppo di un progetto, il progetto MicLab, per la coltivazione di microalghe attraverso dei fotobioreattori. Il nostro è uno dei pochissimi istituti che hanno ottenuto tale riconoscimento, in particolare sono 5 istituti a livello nazionale ad avere ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Ed ora in Valsesia per parlare delle iniziative della Fondazione Valsesia a favore dell'associazione Passepartout che si occupa di inclusione nel mondo dello sport. Sentiamo. Fondazione Valsesia e Passepartout, due realtà importantissime del territorio valsesiano che si uniscono per un importante progetto. Il titolo è Il tuo spazio sarà il nostro spazio. Di che si tratta, Francesca? Questo è il nuovo fondo che abbiamo aperto, servirà per pagare le palestre, le attività aumentano e quindi anche i costi, soprattutto dell'affitto degli spazi che noi utilizziamo. Quindi chiediamo un po' ai nostri sostenitori di impegnarsi a darci questo spazio, perché il loro spazio è anche il nostro. E Laura Cerra, Fondazione Valsesia, ancora una volta è diciamo quel sostegno importante, certo, che dà alla Valsesia e tanti progetti la sicurezza, la garanzia di riuscire insomma ad avere un punto d'appoggio. Sì. Invito tutti a donare sul fondo di Passepartout e sul Liban della Fondazione Valsesia. Questo per far sì che tutti questi ragazzi possano avere uno spazio per le loro attività fisiche e soprattutto per stare insieme. Quanto tempo c'è? Vi siete dati un limite entro il quale dovete riuscire a raccogliere e anche che cifra dovete raccogliere?
Allora, l'obiettivo è di 15.000 euro. Dovremmo raccoglierli entro la fine di giugno, perché entro la fine di giugno noi finiremo le attività e quindi dovremo pagare tutte le palestre, quindi le attività settimanali, ma anche gli eventi che organizzeremo, perché abbiamo già in previsione quattro eventi qua in Valsesia, che abbastanza costosi, ecco. Allora, 15.000 euro entro la fine di giugno, tutti insieme ce la possiamo assolutamente fare, vero Laura? Assolutamente sì, donate, adesso siamo quasi sotto Natale, un regalo per Passepartout fa felice tante persone. A proposito di sport, l'associazione Mosaico nei giorni scorsi ha organizzato una serata intitolata Vittorie oltre il campo. Mosaico è un'associazione che riunisce imprenditori, professionisti e promuove attività verso la comunità, tipo questo evento di informazione. Tutta l'associazione lavora allo sviluppo di questo evento. Per esempio, questo è stato progettato da Waterpolo ed è ispirato appunto alla scuola di vita data dallo sport. Siccome lo sport ha una funzione che noi riteniamo fondamentale, avevamo pensato di organizzare degli incontri, questo sarebbe il primo, soprattutto adesso con una psicologa che spiegasse quali sono le necessità, i problemi che possono comunque anche sorgere nei ragazzi. Se hanno magari delle aspettative troppo grandi da parte delle famiglie, quindi tutto il lavoro che va fatto da parte anche dei genitori per rendere lo sport un'attività importante, un divertimento, senza pretendere troppo neanche dai figli, ma che sia comunque un collegamento tra sport, scuola e poi eventualmente quello che sarà il lavoro, cioè quali sono le caratteristiche di uno sportivo, quello che lo sport può creare all'interno della mentalità di un ragazzo che cresce soprattutto con un'aspettativa magari per la vita, per il lavoro, che viene facilmente integrata e corroborata dal fatto che lui abbia fatto dello sport o di squadra o di singolo, come può essere il tennis, eccetera, che possa effettivamente rinforzarsi sia nello studio che nel lavoro come personalità. Restiamo in tema, continuiamo a parlare della serata Vittorie oltre il campo con l'intervista alla psicologa che ha partecipato all'evento. Su iniziativa dell'Associazione Mosaico e di Waterpolo abbiamo scelto di affrontare l'aspetto sportivo legato anche alla parte educativa, Parte educativa che comunque si interfaccia anche con l'aspetto scolastico e familiare, partendo dalla base fondamentalmente. Sappiamo che comunque lo sport è estremamente importante per costruire l'identità del sé, del bambino, fino a costruire poi diciamo una identità anche comunque di atleta, anche agonista fondamentalmente. Diciamo che lo sport comunque attraversa tutte le varie fasi del bambino, del ragazzo e dell'adulto, quindi secondo noi era importante, come dire, parallelamente affrontare questi ambiti: sport, famiglia, educazione. Per un bambino, diciamo anche piccolino, dai Sì. 3 anni in su, praticare sport, soprattutto anche a livello sociale, ma diciamo anche per un ragazzo, Iniziare ricordando anche appunto. appunto che c'è stato il Covid e questo ha allontanato un po' le Certo. persone. Allora, intanto, primo elemento fondamentale è differenziare l'età. Un bambino piccolo, 3-5 anni, ha delle esigenze, dei bisogni diversi di un ragazzino, età prescolare o comunque fase di pubertà, eccetera. Sono completamente fasi diverse. Quindi, fondamentalmente, lo sport è un'attività motoria per un bambino molto piccolo, di scarica tensiva. È fondamentale però la motivazione, il divertimento, questo è fondamentale. Tutto quello che però è derivato dal Covid chiaramente ha portato tutte queste fasce d'età a comprimere questa parte, avere una scarica emotiva e tensiva, e ha comportato tutta una serie di situazioni comunque spiacevoli. Quindi lo sport è determinante per tutte le fasce d'età di un bambino.
ragazzino e adolescente, però rispetta i bisogni e l'identità di ognuno. Ed ora il nuoto con i successi della Libertas Novara. Debutto con 5 piazzamenti in top 10 e 6 qualificazioni per i prossimi campionati italiani per i portacolori della Libertas Nuoto Novara, impegnati nei giorni scorsi al Palazzo del Nuoto di Torino alla Coppa Piemonte e Valle d'Aosta Spring Edition, prima gara della nuova stagione che ha visto in vasca più di 1000 atleti, tra loro anche alcune stelle della nazionale italiana come Alessandro Miressi, Benedetta Pilato e Marco Orsi. Ha sfiorato il podio Giorgia Crepaldi, quarta nei 100 rana cadetti con il tempo minimo per gli italiani e poi nona nei 50 rana. Per lo juniores Riccardo Rigazio, 2 qualificazioni nei 100 rana, sesto, e nei 50 rana, settimo. Ha conquistato 3 pass per le finali nazionali anche Angelica Piacentini, categoria ragazzi, con il 10° posto nei 100 dorso, il 15° nei 50 stile libero e il 18° nei 100 stile libero. È tutto, grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di serata con i nostri programmi.